È oggi la volta di Bernardo Mattarella, banchiere e amministratore delegato di Mediocredito Centrale. Ermanno, a te la parola. Buon pomeriggio a Bernardo Mattarella, grazie Bernardo di aver accettato questo invito, ma soprattutto complimenti per la conferma di questo incarico. Tu sei artefice di un rinascimento di un'istituzione importantissima che ha visto tra i fondatori Guido Carli negli anni 50 e quindi questa nuova vita che stai dando a questa istituzione è sicuramente importante e meritevole, ma altrettanto meritevole il compito che ti aspetta per i prossimi 3 anni del tuo mandato, visto che hai una serie di file importantissimi. Adesso però di caldo ci sono le emergenze Covid-19. Ci puoi dare qualche aggiornamento? Certamente, intanto grazie per l'invito, grazie per i complimenti e grazie per avermi ricordato il fardello, diciamo, di cui ci dobbiamo far carico per mantenere alto il ruolo e il nome dell'istituzione che rappresentiamo. Aggiornamenti sì, te ne posso dare. Mediocredito Centrale, in quanto pezzo dello Stato, diciamo, all'interno del sistema di gestione delle garanzie per le piccole e medie imprese, e quindi è uno dei protagonisti sia del decreto 18 del 2020 che del decreto 23 del 2020, che possiamo, diciamo, chiamare Cura Italia e Liquidità come nickname. Sono due decreti che hanno potenziato il ruolo del fondo di garanzia e che hanno, diciamo, ampliato la platea dei possibili beneficiari della garanzia dello Stato, ampliando anche il livello della garanzia. Sono state portate al 90% le garanzie per quasi tutte le operazioni, nell'ambito, diciamo, nel rispetto di alcuni parametri del temporary framework sugli aiuti di Stato, emesso, devo dire, in maniera estremamente tempestiva dalla Commissione europea per rispondere alle esigenze delle imprese ex Covid-19 per alcune categorie, per alcune operazioni di taglio inferiore, addirittura la garanzia è stata portata al 100%. In particolare, intanto da ieri sono attive tutte le misure al 90%. Ce n'è anche una per le operazioni, diciamo, intermedie tra 25.000 e 800.000 euro, che può essere composta 90 Stato, 10 Confidi, per cui arriva per la banca anche quella al 100%. È un tecnicismo utilizzato per non, diciamo, far impegnare al beneficiario tutto lo spazio possibile nell'ambito del de minimis, mentre già da più di una settimana diciamo, è operativa la funzionalità che consente di garantire al 100% le operazioni fino a 25.000 euro per gli operatori più piccoli. Nel frattempo, comunque, il fondo ha continuato a funzionare con i tradizionali livelli di garanzia, perché comunque devo dire, questo è un buon segnale, le banche hanno continuato a erogare credito, quindi con le garanzie all'80%. Ti posso dare qualche numero: dal 17 marzo, data in cui è entrato in vigore il Cura Italia, alla mezzanotte di ieri, sono arrivate al fondo di garanzia quasi 39.000 domande. Quindi parliamo di poco meno di un mese e mezzo. Considera che l'anno scorso, in un anno normale, abbastanza normale, ma abbastanza affollato, le domande accolte sono state circa 140.000. Invece, in questo mese e mezzo sono state quasi 39.000. Di queste quasi 39.000, quasi 21.000 sono relative a operazioni con copertura al 100% fino a 25.000 euro. E comunque quasi tutte sono, diciamo, a valere sulle nuove misure, diciamo, introdotte dal Cura Italia e dal decreto liquidità. Considera che per rispondere a tutte queste domande, alla mole di domande, già da 3 settimane il fondo di garanzia che noi gestiamo, il consiglio del fondo di garanzia, ha stabilito di raddoppiare le sedute settimanali. Si riuniva una volta alla settimana il mercoledì, adesso si riunisce il martedì e il venerdì. E mentre prima avevamo un magazzino, diciamo, come gestori di domande
diciamo, prima di presentarle al fondo di, al consiglio di 3-4 giorni, 5 giorni al massimo, adesso viaggiamo con magazzino di un giorno e mezzo, due, quindi diciamo, la risposta è decisamente tempestiva. C'è però un tecnicismo particolare sulle domande, diciamo con garanzia al 100%, che aiuta comunque le imprese, perché le banche possono erogare senza aspettare la risposta del fondo, perché l'accoglimento è automatico, per cui il fondo non fa nient'altro se non verificare alcuni parametri, diciamo alcune formalità, in particolare i livelli di aiuto e cose del genere, però le banche possono erogare immediatamente appena caricata la domanda sul portale, quindi non hanno bisogno neanche di aspettare quei 2-3 giorni di, diciamo, di tempo che noi ci mettiamo per rispondere. Un messaggio molto rassicurante, fra l'altro sento che condividono questa mia percezione anche degli uccellini nel tuo giardino. Sicuramente interessante. Senti, non posso fermarli, per fortuna ci sono. No, anzi, assolutamente, sono molto graditi e apprezzati. Senti, Bernardo, da un punto di vista operativo, la struttura e l'infrastruttura di Mediocredito Centrale ha quindi capacità di poter rispondere a questo tipo di emergenza e necessità? Guarda, noi abbiamo raddoppiato nelle scorse settimane diciamo la capacità di accesso per le banche. Non abbiamo, ieri, tra sabato, domenica e lunedì, abbiamo ricevuto 15.000 domande e non c'è stato nessunissimo problema, anche perché già da più di un anno noi abbiamo messo a punto un sistema di caricamento massivo delle domande, per cui le banche ci mandano un tracciato che noi carichiamo o caricano anche loro da remoto, insomma. Diciamo l'efficienza, il rapporto di efficienza tra caricare un tracciato e caricare una singola domanda è di 1 a 100, 1 a 150 più o meno, per cui noi cioè il sistema consente di caricare in 5 minuti 100 domande, quindi poi noi, diciamo, devo dire che con la collaborazione attiva e importante delle banche, diciamo, che fanno le domande al fondo e degli uffici che sono preposti a questo, riusciamo a gestire il traffico in maniera molto efficiente, per cui facciamo lavorare le macchine sabato, domenica, di notte, quindi non abbiamo nessun problema non abbiamo avuto nessun problema. Da un punto di vista invece organizzativo interno, diciamo, cosa facciamo noi una volta che riceviamo la domanda? Abbiamo quasi triplicato le persone a disposizione e stiamo ulteriormente affinando meccanismi di verifiche automatiche in maniera tale da essere ancora più veloci, ancora più efficienti. Considera che tutto questo noi l'abbiamo fatto mettendo, essendo più o meno 325-330 persone overall in banca, non tutte dedicate al fondo ovviamente, e avendoli messi praticamente il 98% in smart working, pur potendo lavorare, perché ricordiamoci che l'attività bancaria che noi svolgiamo è uno dei settori che ha avuto la possibilità di non chiudere mai, di continuare a lavorare, però noi per motivi di sicurezza, infatti ti posso dire che ufficialmente, anzi ti posso ufficialmente dire poi che noi non abbiamo avuto un caso, neanche un caso in azienda, e quindi insomma con il 98% di personale in smart working devo dare atto ai colleghi che sono stati di una produttività veramente incredibile. In bocca al lupo anche perché questo continui, perché c'è assolutamente bisogno in questa fase. Io ricordo a tutti i nostri amici che ci seguono che ovviamente questa è una delle attività che svolge Mediocredito, e quindi un grande in bocca al lupo anche per tutte le altre iniziative che avete in corso, e quindi complimenti e grazie ancora, Bernardo. Grazie a te e un saluto a tutti.